cominciamo quindi valutando un caso particolare. Cioè proviamo a valutare quant'è la banda occupata dal segnale trasmesso qualora i simboli emessi dalla sorgente siano idi, quindi la sequenza A con N, A con K, come vi pare, è IID. Il conto è piuttosto semplice perché basta che si prende la PSD appena trovata e si sostituisce al posto della cross correlazione tra la sequenza B con I e B con J, che sono funzioni di ricordo del simbolo emesso all'istante K con K, quindi si valuta questa PSD, si sostituisce qua dentro e si vede quant'è la banda, che aspetto ha la PSD del segnale trasmesso. Ora, ci serve quindi calcolare la correlazione tra B con I e B con J di M, così la trasformiamo e otteniamo la PSD tra B con I e B con J. Ma la cross correlazione tra B con I e B con J di M era P con M di J, l'abbiamo visto prima, o se preferite la probabilità che A con N fa I e che A con N meno M fa J. Ora, quanto fa questa probabilità nel caso in cui la sequenza A con N sia ID? Anche qui dipende da quanto valgo I e da quanto vale J e soprattutto da quanto vale M. Perché? Perché se M è diverso da 0, allora è la probabilità che A con I fa N, che A con N fa I, e che un altro simbolo, A con N meno M, con M diverso da 0, quindi un altro simbolo, A con K, fa J. Ma poiché i simboli sono I e D, sono indipendenti, quindi la probabilità che A con N fa I e che un altro simbolo, A con K, fa J, è il prodotto delle probabilità, che è pi con I per pi con J. Quindi questa fa sempre pi con I per pi con J, escluso il caso in cui M uguale 0, perché se M fa 0 è la probabilità che con N fa I e allo stesso tempo con N fa J, ma a con N può fare o I o J, non può fare I e J allo stesso tempo. In quel caso è la probabilità che A con N faccia I quando I è uguale a J, che si chiama pi con I. E se invece I è diverso da J, fa 0, perché A con N non può essere al tempo uguale a I e J. Delta di J. Se M è uguale a 0. Ma queste due possono raggruppare in pi con I, pi con J, più pi con I delta ij meno pi con j delta m, che ho scritto tutto molto appiccicato, lo riscrivo qui. Pi con j più pi con I delta ij meno pi con I pi con j delta con m. Così quando m è diverso da 0, questo secondo pezzo non ci sta, io ottengo il caso di sopra.
quando m uguale a 0 questo fa 1, questi due si semplificano e ottengo il caso di sotto. Ok? Perfetto. Quindi nel caso di sequenza di simboli D la cross correlazione è facile da quell'espressione. Di conseguenza lo spettro mutuo è facile perché si tratta semplicemente di fare la trasformazione dei fori di questa cross correlazione. E cioè S di P con I, P con J in D è la trasformazione dei fori di quell'oggetto lì. Ma la trasformazione dei fori di una delta, ti ricordo che la cross correlazione dipende da M, quindi là il tempo è M. La trasformata devo fare discreta rispetto a m. La trasformata della delta di m è un'unità, quindi appare questa costante. Quindi avremo y con i, y con j, no scusate, y con i, delta con i, j, meno y con i, y con j, e poi più la trasformata di una costante, che è un 3 di delta di Dirac, periodiche, periodico di periodo 1. Quindi delta tilde 1 di n, o se preferite somma su k partendo da z di delta di n meno k, un teorema di delta di Dirac periodico, quindi periodico di periodo 1. Quindi quella PSD nel punto n uguale a f per t diventa la stessa cosa, y con i delta i j meno y con j più y con j, questo sommatore di delta quando al posto di n ci metto f per t, ma per quanto detto la volta scorsa, una delta in costante per qualcosa è 1 su costante delta, quindi 1 su t somma su k appartenente a z di delta di f meno k su t, e quindi questo me lo metto da parte e lo andiamo a inserire qui dentro. Qui c'era delta di f per t, metto in evidenza un t e qui c'è delta di t per f meno k t, ma delta di t per qualcosa è 1 su t delta di quel qualcosa. L'abbiamo stato la volta scorsa, perché agiscono alla stessa maniera su funzioni test quando andate a integrare. In particolare entrambe danno luogo a tirare fuori 1 su t la funzione test di 0, campione la funzione test di 0 la moltiplico per 1 su t, quindi sono la stessa distribuzione. Bene, e allora posso cancellare tutto e lasciare soltanto l'espressione della PSD congiunta B con I, B con J e l'espressione della PSD di X che voglio trovare. Tutto il resto non ci serve. Intanto ci sono due termini, questo che non ha un tra i delta e questo che ha un tra i delta. O meglio ancora, che forse possiamo valutarlo in questa maniera che è ancora più facile. Ci sono due termini, uno che ha una delta di Dirac su j e l'altro che non ce l'ha, però il prodotto fa pi con i e pi con j. Quest'altro è dello stesso tipo, perché è un prodotto fra i e j. Fatemi analizzare separatamente questo e questo.
all'interno della doppia sommatoria. Oppure facciamolo al volo. Quando ci metto questo termine, lì viene somma su i, somma su j, no, c'è delta ij, quindi c'è una sola somma, solo su i, va bene? Qui c'è somma su i, uno su t, y con i, prodotto tra s e sj, quando j è uguale a i, quindi s con i modulo 4. E quindi questo ce l'ho messo. Meno, sempre 1 su t. E qui dovete immaginare qua dentro, al posto di questo dovete immaginare pi con i e pi con j. Che succede? Perché il secondo termine è pi con i per pi con j. E allora c'è una somma su i di una somma su j di pi con i e pi con j per s con i per s con j. C'è una bella simmetria. C'è una somma su i, una somma su j di una funzione che dipende solo da i per una funzione che dipende solo da j coniugato. E allora la funzione che dipende da i la porterai fuori sommatoria, e c'è una somma su i di funzione che dipende da i per somma su j di funzione che dipende solo da j coniugato. Ma quindi è la stessa funzione, una volta è non coniugata e l'altra volta è coniugata, e quindi era quella stessa funzione modulo 4. Cioè qui avete una somma su i di una somma su j di qualcosa che dipende da i che portate fuori per qualcosa che dipende da j che rimane dentro coniugato. E ma allora è questo per se stesso coniugato, quindi è questo sommatorio modulo 4. Vi trovate? Allora qui è come se abbiamo 1 su t, la sommatoria, che è somma su i che va da 1 a m, pi con i, s con i di f, tutto il modulo al quadrato, perché la somma modulo 4. E questo è il secondo pezzettino. L'ultimo pezzettino è la stessa cosa, perché in più al precedente, che è pi con i, pi con j, anche questa somma su k, che non dipende però né da i né da j, quindi posso portare fuori a tutti. E quindi otterrò la stessa cosa, con in più la somma su k delle delta. Quindi più 1 su t perché ci sta 1 su t là davanti, per 1 su t perché ci sta anche 1 su t qua del treno, quindi 1 su t quadro, lo stesso oggetto, modulo della somma su i che va da 1 a m di pi con i di s con i di f modulo quadro per il treno di delta, somma su k delta di f meno k su t.
ma come al solito quando avete una funzione che dipende da f, che moltiplica un treno di delta, potete portare la funzione dentro il treno di delta e quella funzione viene annullata dappertutto dal treno di delta, dalla delta, tranne nel punto in cui la delta fa 0. In quel caso campiona la funzione in quel punto, in k su t. Quindi questo avrei potuto anche scrivere in questa maniera, quindi 1 su t quadro, sommatore su k appartenente z, di modulo di questa sommatoria per i che va da 1 a m di t con i, s con i dove? In k su t. Modulo quadro per la delta di f meno k su t. Questo è un altro modo di scrivere quel termine. Sto portando dentro, ripeto, la funzione nella sommatoria, la funzione moltiplica una delta e quindi è come se la funzione fosse campionata in k su t. Quindi ho riscritto esattamente la funzione sta davanti alla sommatoria, nella sommatoria campionata a k su t. Ma vi faccio presente che tutti questi oggetti qua sembrano qualcosa di noto, insomma. Che cosa sono queste operazioni qui? Somma di probabilità per valore della funzione quando quel parametro assume quel valore con questa probabilità. È una media. È una media. È una media di chi? Di S, del simbolo A con N, indipendente da N perché è ID, di F, modulo quadro. Sto prendendo la funzione è la trasformata di Fourier del segnale modulo quadro e poi sta facendo la media su tutti i possibili valori dei simboli e allora la variabile aleatoria con n che va qui, così quando a con n fa 1 ho s con 1 modulo quadro per pi greco 1, quando a con n fa 2 ho s con 2 modulo quadro per pi greco 2 e così via. Quindi questa è la media del modulo quadro, valore quadratico medio. Questa invece è la media in modulo al quadrato. Di chi? Lo stesso oggetto. Così come questo è il modulo al quadrato della media. Solo che è campionato, ma sempre la media è. E allora possiamo arrivare all'espressione finale, che questa sì richiama fortemente la PSD, alla memoria la PSD del segnale PAM nel caso di sequenza dei simboli di B. Perché abbiamo 1 su T, media del quadrato meno quadrato della media, cioè valore quadratico medio meno media al quadrato. Come si chiama? Varianza. Di chi? Di S A con N di F. Mentre di là abbiamo più 1 su T quadro, che posso portare dentro, in sommatoria, su K appartenente a Z, di media al quadrato, in K su T, diviso T, A al quadrato,
delta di f meno k su t. E questa è la PSD del segnale trasmesso quando i simboli trasmessi sono id. Qui lo voglio riscrivere qua, qual è l'espressione del segnale, x di t uguale somma su i, la riscrivo direttamente nella, come somma di tanti segnali panna, va bene? Vabbè, scrivo entrambe. No, ce l'abbiamo lì, così non devo anche riscrivere. Quindi quando x e t ha quell'espressione e i segnali sono e la sequenza dei simboli è id, ecco quanto vale a PSD. Voglio confrontarla ora col caso del segnale PAM e ve lo riscrivo qui davanti. X e t in quel caso era somma su k a partire da z di a con k p di t meno k t, va bene? E la sua PSD quando i simboli con k erano id si poteva scrivere come varianza, quindi sigma quadro a su t p di f modulo quadro più media della sequenza a diviso t in modulo al quadrato sommatore su k di p di f p di k su t modulo quadro delta di f meno k su t. E spero che notiate la straordinaria somiglianza, varianza della forma d'onda, scusate, varianza dei simboli per PDF modulo quadro, varianza delle forme d'onda disponibili al modulatore, che chiaramente quando si tratta di una modulazione lineare c'è una sola forma d'onda S1, quindi un'unica S che si chiama P moltiplicata per l'ampiezza che è dettata dal simbolo da quando a trasmettere, e allora la varianza diventa la varianza soltanto di A per la trasformata di Fourier dell'unico impulso PDF modulo 4. Cioè se S di A, se S di A con N di T, se S di A di T diventa A per P di T, allora la sua varianza diventa la varianza di A per P di F modulo quadro. Ok? E anche qui avete la media al quadrato diviso T, la media al quadrato diviso T, soltanto che se il segnale diventa simbolo per impulso, la media diventa media del simbolo mu per impulso PDF, e quindi qui avete media del simbolo modulo quadro per impulso campionato modulo quadro. Questa è la formula più generale che potete immaginare. Abbiamo 20 minuti. No, 20, quelle sono 40 e 20. E 40, quindi 20 minuti. Per andare a dare un'occhiata un po' meglio alla condizione Nyquist. Faremo solo un caso.
perché non c'è tempo. Condizione in A è questa e banda minima. Vediamo ora che effetto ha la condizione in A questa sulla banda occupata sul canale. Vi ricordo che la condizione in A questa diceva che la correlazione tra due forme d'onda, S con I e S con J, campionata a passo T, è uguale a sempre 0, tranne che per M uguale 0, cioè in 0, dove fa l'energia mutua fra le forme d'onda I e J. Questa è la condizione Nyquist. Vi ricordo anche però che ogni segnale S con I di T si può scrivere come somma su L che va da 1 a Q delle sue coordinate S con I, L per forma d'onda di base dell'esimo, cioè che ogni forma d'onda si può scrivere come combinazione lineare delle Q funzioni di base, e le coordinate sono la proiezione di S con I sulla L'esima forma d'onda di base. Ora, la domanda che uno si potrebbe porre: se io impongo una condizione Nyquist sulle forme d'onda S al modulatore, se io impongo una condizione Nyquist qui, per caso questo ha qualcosa a che fare con una condizione simile sulle forme d'onda di base, visto che ogni segnale S si può scrivere in termini delle forme d'onda di base? Cioè, se impongo una condizione Nyquist su S con I, sulle forme d'onda, poiché loro si possono scrivere come combinazioni lineari di forme d'onda di base, c'è qualche condizione equivalente che si rifletta, che faccia riflettere questa condizione Nyquist su una condizione equivalente sulle forme d'onda di base psi? La risposta è sì. Noi infatti facciamo questa assunzione, che è leggermente più forte, cioè forziamo una condizione Nyquist sulle forme d'onda di base, che chiaramente si riflette sulla condizione Nyquist sulle forme d'onda disponibili al modulatore. Quindi noi imporremo questa condizione. Che si traduce, implica quella di sopra. Come vedete, questa è una condizione Nyquist sulle forme d'onda di base. La correlazione fra l'iesima forma d'onda di base e la jesima forma d'onda di base, campionata a passo m per t, da sempre 0, tranne che per m uguale 0, nel qual caso dà l'energia mutua fra i, psi con i e psi con j. Ma siccome sono ortonormali, quando i è diversa da j fa 0, e quando i uguale a j, la norma unitaria fa 1, delta ij. Ok? È chiaro che questo impone, indica questo. Infatti, e lo vediamo qui, quindi sto dimostrando quella freccia va in su, cioè che quelle sotto implica quelle sopra. Come faccio a dimostrarla? Mi scrivo la correlazione fra S con I ed S con J campionata MT, la sviluppo sviluppando, esprimendo ogni segnale in termini di funzioni di base, sfrutto questa condizione e cerco di dimostrare che questa qui fa E con IJ delta con S. Questo ovviamente è il prodotto scalare fra S con I di T meno
niente, non dipende dal tempo. Ed S con J T meno MT. Ma poiché sia S con I che S con J sono esprimibili in termini delle funzioni di base psi, questo è uguale a somma su H che va da 1 a Q di S con I H psi con I di T per somma su K che va da 1 a Q S con J K psi di T K T meno MT, e qui non c'è psi con I ma la sommatoria è su H, quindi la chesima forma d'onda di base. Fatemi cancellare anche questo perché come vedete manca un po', quindi lo dovremo finire dopo le vacanze di Pasqua. E a questo punto il gioco è fatto, perché è un prodotto scalare in cui il primo termine è una sommatoria e il secondo termine è una sommatoria, è bilineare, anzi se è squilineare, in un caso più generale complesso, porto fuori queste sommatorie e questi coefficienti. Qui abbiamo somma su H di S con I H della somma su K di S con J K coniugato, perché lo porterò fuori dal secondo, del prodotto scalare tra psi con H e psi con K di T meno MT. Ok? Ma questo prodotto scalare è la cross correlazione tra psi con H e psi con K nel ritardo campionato al passo T, è valutato nel punto M per T, che fa per ipotesi delta con H K delta con M. Quindi un delta con M è apparso magicamente, mentre il delta con HK mi cancella una delle due sommatorie. Quindi questa diventa semplicemente la somma su K che va da 1 a Q di S con I K modulo quadro, ma la somma delle coordinate modulo quadro si chiama energia. Scusate, S con I H per S con I K, detto male, ripeto, S con I H, anzi la somma è su K, quindi S con I K S con J K S con J coniugato K, okay, per delta di N. Questo oggetto qua si chiama energia mutua fra I e J, perché è prodotto a scalare fra S con il vettore rappresentativo di S con I e di S con J, che è energia mutua. Ok? Scusi, professore, quando è che quel prodotto scalare non fa 0? Questo qui, quando M fa 0, fa delta HK. Quando M è diverso da 0, fa sempre 0. Vedete, c'è una delta di M. Quindi quando M fa 0, fa delta H K, cioè fa 1 se H e K sono uguali, e 0 altrimenti. Perché? Perché la correlazione 0 è il prodotto scalare fra i due,
ma il prodotto scalare tra due forme di onda di base è o 1 o 0, perché sono ortonormali. Ora chiudiamo con questo perché il tempo è quasi esaurito, mancano pochi minuti, quindi facciamo soltanto in tempo a spiegare, a dare un'altra interpretazione a questa condizione qui. Questa condizione è una condizione sulla correlazione mutua tra due forme onde di base, campionata, ma è la correlazione, quindi siamo al dominio del tempo. Ma potrei con la condizione guardare il dominio della frequenza, perché io so quanto è la trasformata di Fourier di una delta di Dirac e so anche quanto è la trasformata di Fourier di una correlazione. Ok? Infatti, se questa la vedo nel dominio della frequenza, a destra ho la trasformata di Fourier della conversione Tn di una correlazione, perché abbiamo un segnale x di t che diventa campionato, diventa x di mt. Lo vedete? Conversione Tn, passo al tempo continuo x di t al tempo discreto, x di m per t. La sua trasformata di Fourier la conosco. È 1 su t somma su k appartenente a z, perché è un campionamento, psi con i di ni meno k su t, psi con j coniugato di ni meno k su t. Trasformate Fourier del segnale convertito Tn. Ok? È come la trasformata di Fourier al segnale campionato, lo vedete? Viene su di replicazione, ma al posto di f ci deve mettere ni su t, perché è una conversione Tn, non è un campionamento. Dall'altra parte ottengo la trasformata di Fourier nella delta di Dirac, la trasformata di Fourier sta facendo sulla variabile m, e qui diventa 1, cioè delta con ij. Ma se non vi piace scritta così in termini della variabile nd, potrei anche chiamare ni su t, potrei chiamarla di nuovo f, e avete la condizione di Nyquist nel dominio della frequenza. Somma su k, ma a questo punto è una replicazione. A che passo? 1 su t di t si con i di f si con j di f coniugato uguale delta con ij. Vi ricordo che per passare da qui a qui ho chiamato ni su t e non sono chiamata f, va bene? Quindi è come se io qui abbia scritto f meno k su t e qui f meno k su t, e dunque quella sommatoria diventa una replicazione. Questa è la condizione di Nyquist nel dominio della frequenza, che vedremo avrà delle implicazioni sulla banda minima occupata dal segnale modulato. Perché affinché venga rispettata questa condizione, la banda dovrà essere sufficientemente larga, altrimenti questa condizione ci sarà perso di soddisfarla. Va bene, direi che...